Ladies and gentlemen, buongiorno a tutti e bentornati ad un'altra chiacchierata qui con Influencer for All. Io ovviamente sono sempre io, il vostro Eddie, ed oggi andiamo a fare una chiacchierata con la nostra amica Roberta, che ci parlerà del network marketing, ma in modo un po' alternativo. Perciò intanto un grande benvenuto, grazie per essere qui, alla nostra amica Roberta Cocca. Grazie Eddie, grazie a voi di avermi invitata, sono qua molto volentieri oggi. Allora, io sono Roberta, ho 30 anni e sono mamma di un bambino di 10. Nella vita ho sempre lavorato come dipendente fin dai 18 anni e nei vari settori, quindi dal turismo, commerciale estero, anche con ruoli abbastanza di importanza, quindi arrivando a livelli abbastanza alti sia come posizione sia come guadagno. Qualche anno fa però ho dovuto lasciare il lavoro a tempo comunque indeterminato per seguire il progetto di mio marito di aprire uno studio di osteopatia e fisioterapia e aveva bisogno di una segretaria, quindi da mamma e da moglie ho deciso di lasciare da parte la carriera e dedicarmi all'attività in famiglia. Nel frattempo mi sono diplomata estetista, quindi ho cambiato totalmente la mia vita, sì. Finché arriva la pandemia, Eddie. Arriva la pandemia e io mi trovo con il primario lavoro chiuso, zero entrate e mi affaccio a questo nuovo modo di lavorare che in realtà non pensavo fosse fatto apposta per me, non pensavo di essere portata, di essere capace, perché comunque ho sempre lavorato con le mani e nel lavoro tradizionale. Di necessità virtù mi approccio al network marketing e inizio a lavorare. Nel giro di pochi mesi riesco ad avere comunque buoni risultati a livello economico che mi portano comunque a diventare professionista, aprirmi la mia partita IVA e questo veramente mi ha dato lo stimolo a cambiare, ma non cambiare del tutto, perché comunque riesco a mantenere entrambe le mie postazioni di lavoro, perché non potrei comunque abbandonare la prima. E questa è una cosa che fa piacere a molte persone, perché a volte pensano di dover per forza cambiare tutto nella loro vita. Si può cambiare, ma restando anche fermi nelle proprie posizioni. Non è impossibile svolgere questa attività facendola combaciare con tutto ciò che già nella nostra vita è importante. Quindi gestisco due lavori a tempo pieno, perché alla fine sono due lavori a tempo pieno. Abbastanza. Sono comunque mamma, esatto. Sono comunque mamma, gestisco comunque una casa abbastanza grande. Tutto questo con grande soddisfazione, perché il network veramente, se lo lasci fare, ti cambia la vita, ti cambia proprio la mentalità. E tanto appunto ho fatto la mentalità in un momento in cui di crisi, lo sai benissimo che tante persone hanno dovuto fermarsi, tante attività hanno sofferto la crisi e come estetista e come massoterapista sono stata una delle prime persone a dover cambiare. Questa cosa mi rende molto più sicura nel futuro che se dovesse esserci chiusure, io sono pronta con un altro modo di lavorare, quindi questo mi dà molta più sicurezza e fiducia nel futuro, si può dire così? Sì, assolutamente. Infatti direi che sei praticamente la... Ah, scusa, ti ho interrotto, no, scusa. No, prego, vai. No, infatti stavo appunto dicendo che sei praticamente la prova vivente di una sorta di step al contrario, tra virgolette. Nel senso, molti iniziano network marketing proprio perché vogliono stravolgere la vita, vogliono cambiare, vogliono totalmente diventare un'altra persona. Tu invece l'hai fatto proprio in maniera da incastrarlo, implementarlo con il lavoro che già andavi a svolgere. Esatto, io non saprei stare senza il network, ma non saprei neanche stare senza il mio primario lavoro, perché comunque sono due attività in cui ci metto tutta me stessa e si può fare anche questo. Quindi anche le persone che hanno paura di dover lasciare magari un lavoro che già amano, non devono preoccuparsi perché possono approcciarsi a questo tipo di lavoro in modo totalmente diverso da quello che viene a volte fatto credere da tante persone. C'è il cambiamento di vita, perché io sono cambiata tantissimo, anche a livello proprio mio personale, ti fa fare una crescita pazzesca, però non è detto che una persona debba prendere e cambiare totalmente la propria vita, questo no. Si può comunque far combaciare le cose. Dopo ti dico, momenti di crisi in questo lavoro, gestendone due, ce ne sono. Serve un'organizzazione militare, perché bisogna fissare degli obiettivi e seguire quelli. Non c'è tempo per distrazioni, però la soddisfazione che si ha dopo è veramente immensa. A volte, sai, in questo lavoro, essendo diverso dal tradizionale, ci dobbiamo scontrare con i no delle persone, con i pregiudizi, con tantissime cose che a volte possono far male. Io ero una persona estremamente poco sicura di sé, forse adesso magari non si vede, sono più spigliata, sono più sicura di me stessa, molto. Però ero una persona che veramente stava
passando un momento brutto, perché comunque attività chiusa, entrate zero. Poi a livello personale stavo passando comunque anche un livello, una situazione brutta, spiacevole per la perdita comunque di una gravidanza che avevo comunque cercato. Quindi per me il network è stata aria pura. Proprio ho visto da tutto nero, perché comunque anche il coronavirus, il Covid, le chiusure, la crisi, tutto che si spaventava, ho visto veramente la luce di poter lavorare a casa, di poter anche riprendermi fisicamente, di poter comunque anche essere, non dico d'esempio, però essere di ispirazione per altre persone che come me erano disperate, e con questo lavoro riuscire proprio a tirar fuori il meglio di me stessa, tanto che io ringrazio quasi il coronavirus, la pandemia, perché mi ha fatto scoprire di avere ancora una grinta che non ricordavo più di avere da anni, questo sì. Vedi, è sempre nelle difficoltà che alla fine si nasconde anche l'opportunità, per quanto possa essere una frase fatta e quant'altro, ma alla fine se sei una persona, la persona giusta, la difficoltà può davvero farti fare il salto di qualità. Esatto, sì. Poi, allora, è un lavoro veramente per tutti. Io mi sento di consigliarlo a tutte le persone che ci possono ascoltare, perché è un lavoro che ti dà l'opportunità anche, appunto, visto i tempi che viviamo, di essere pronto per il futuro. Qualsiasi professione le persone stiano facendo, no, possono avvicinarsi al network, che sia la casalinga, che sia l'operaia, che sia la libera professionista, appunto, dai centri estetici, le palestre. Abbiamo anche colleghe architetto, che uno può pensare... ma perché? E invece tira fuori una creatività che non c'entra nulla. Quindi anche persone, a volte viene sottovalutato come lavoro, come se fosse deprofessionalizzante. Invece il network è una cosa che ti dà di più competenze, quindi in un certo senso ti rende più professionale. È che le paure delle persone sono ancora tante verso questa nuova professione. Vero. Che poi nuova, insomma, un po' di anni lì anche lei. E quindi presumo anche che alla luce anche di quello che mi hai un po' raccontato finora, Roberta, tu praticamente sia tra il lavoro, chiamiamolo tradizionale, e il network marketing, praticamente sei andata ad implementare l'uno con le conoscenze dell'altro, e da lì hai fatto il botto praticamente. Esatto, anche perché comunque rendiamoci conto che per una qualsiasi attività tradizionale l'utilizzo dei social media piuttosto che della pubblicità online, parliamo così, può essere veramente tanto d'aiuto, anche perché poi la maggior parte propone degli aiuti, dei corsi comunque gratuiti ai propri lavoratori, e questo veramente, dici, mi può aiutare tanto nella mia primaria attività, tant'è che anche per l'attività di mio marito ho utilizzato le conoscenze prese dal network marketing per aumentare i contatti, per aumentare i clienti e per aumentare comunque anche a livello economico la nostra stabilità, questo sì. Hai visto, vedi. Ti stavo dicendo che non ho tanto da aggiungere, perché alla fine le paure che possono fermare le persone dall'avvicinarsi a questo tipo di lavoro sono sempre le solite, le sappiamo benissimo, di non essere capace e di non avere tempo. Io penso di poter provare con i fatti che il tempo comunque ci si organizza, veramente serve un'organizzazione militare, però ci si organizza e lo si trova. E per quanto riguarda le paure, io per prima ero una persona veramente insicura e in un momento terribile, e sono riuscita a farcela, quindi potete farlo tutti, e basta, non ho tanto da aggiungere, perché alla fine penso che siano cose che abbiamo già sentito anche da altre persone tramite le loro storie, e più di questo non si può aggiungere. E Roberta, che dire, io intanto non ho che da ringraziarti per il tempo che ci hai dedicato, è stata una bellissima chiacchierata, davvero motivante, soprattutto mi sento più carico anch'io, nonostante abbia fatto solo una chiacchierata di 10 minuti, ma va bene così. Ti ringrazio per il tuo tempo e ti faccio anche i complimenti, insomma, per la carriera, riuscire comunque a gestire proprio due lavori così, una casa, figlio. Brava Roberta, brava, niente da dire. Grazie ancora a voi e vi seguo con sempre volentieri, siete grazie. Sempre carini. Grazie mille, troppo buona. Grazie ancora Roberta, ci sentiamo alla prossima. Alla prossima, buon lavoro!